punto la situazione, bisogna farlo, perché la dignità di questa città, di noi, di questa squadra, dei nostri tifosi, di tutti, bisogna a questo punto rimarcare un paio di cose molto importanti, no? Polemica, non so, poi giudicate voi se farò polemica. Quello che ho visto ieri sera è scandaloso. Pensavo di averlo già visto con il Bayern, però non si finisce mai di stupirsi. Okay. L'ennesima svista, per carità. No. Forse la più bella partita della nostra squadra. Pensavo quella della Roma, no. La più bella partita della Fiorentina credo che sia stata quella. Poi, peccato il pareggio, si poteva tornare in vantaggio con un rigore nettissimo. Troppo netto. Poi è stato detto che non l'ha visto, il campo ci giustificava. Cosa poter dire, no? Non so neanche da dove partire, però il discorso è semplice. Adesso io non voglio neanche risposte da nessuno, anche perché poi non me le daranno, né Collina, né Abete, tutti loro, né Palazzi. Ma la verità è una sola. Se c'è un po' di criterio, come si fa a mandare un arbitro con i precedenti che ha questa città nei suoi confronti, buoni o non buoni, legittimi o non legittimi? Questa già deve essere una domanda, di dire come è successo la Roma, perché guarda caso è 4 mesi che non arbitra la Roma. No, a Firenze ci torna. Vabbè, questa già era una cosa così che avete permesso voi giorni prima, ma no, è successo quello ieri, no? È stata un'altra svista. Ho sentito dei commenti in televisione a caldo da commentatori quasi imbarazzanti, che era la regola del vantaggio. Cos'era quello? Un vantaggio? Non può essere vantaggio. L'hanno detto anche... Sì, sì. Nella diretta. Una regola del vantaggio è un'altra cosa che poi qualcuno mi spiegherà, perché se un arbitro fa con la mano di rialzarsi, dove ha visto il commentatore parlare di che forse ha dato il vantaggio? Chiara occasione di gol di chi? Di Eriksson? Di Carrison, scusate, che era lì? Secondo voi era una chiara occasione di gol? Chiuso. Questa era la polemica della partita in sé. E quindi forse mi viene da pensare che, non lo so, 4 anni di qualificazione champion, ad oggi credo che sia sfumata definitivamente, perché con i 3 punti di ieri, naturalmente la Fiorentina sarebbe stata ancora in corsa, no? Da oggi purtroppo credo che il capitolo champion sia chiuso. Tornarci il quinto anno o lottarci ancora per il quinto anno magari è una cosa che a qualcuno dà fastidio? Ecco, queste sono tutte cose che non voglio spiegazioni, perché, ripeto, non le avrò. Però è giusto una riflessione di questa città che è arrabbiata perché con molta educazione, perché poi avete visto ieri sera, fortunatamente tutto è filato liscio. Ringraziare ancora una volta la città che ha tenuto i nervi saldi, dal prefetto, questura in poi, che c'erano dei segnali non belli. Quindi sotto quell'aspetto Firenze ha ancora dimostrato grande civiltà e questo lo ringraziamo, perché veramente è una cosa ineccepibile. Ma per il resto ti fa molta difficoltà rimanere veramente sereni. Quindi io volevo soltanto un po' condividerlo con voi, stampa locale e nazionale, e capire che cosa ha fatto di male questa Fiorentina ultimamente, dall'Europa in poi.